Da venerdì 2 a domenica 4 dicembre prossimi, ricercare a Jesi, presso la sala maggiore di Palazzo della Signoria, tra scaffali e volumi della Biblioteca Planettiana. Ricercare è la fase conclusiva della prima edizione del concorso letterario Pagine Nuove, un'opportunità per giovani autori marchigiani under 40. Ci saranno 18 finalisti, ci sarà la possibilità di incontrarli, ci sarà la premiazione di chi alla fine avrà vinto. Alla base di tutto però c'è un bell'archivio di 300 testi inediti arrivati lungo il percorso di questo Pagine Nuove. Ne parliamo con Massimo Canalini, editor e talent scout, che ha parlato con molto entusiasmo qui alla conferenza stampa di presentazione di questo appuntamento. Sì, è un'iniziativa che diciamo si è sviluppata nell'arco di circa 3 anni e ha allineato, però ha il merito di aver allineato circa 300 narrazioni, 270 racconti e una trentina di romanzi appartenenti a circa 140 giovani interessati alla scrittura, under 40 interessati alla scrittura. Da questo nucleo sono stati trascelti, l'ho trascelti io, 30 racconti, 30 testi e una commissione composta da Angelo Guglielmi, Renato Barilli, Francesco Scarabicchi, Umberto Piersanti, gli scrittori Andrea De Marchi e Angelo Ferracuti, più me, hanno trascelto 18 giovani scriventi che leggeranno, sono appunto quelli che leggeranno da venerdì a tra venerdì e sabato e domenica la prima settimana di dicembre. E naturalmente la cosa interessante è da un lato l'immaginario collettivo scritto che si desume e potrà essere in qualche modo interrogato, e resterà insomma interrogabile, di una popolazione certa, di un territorio certo, marchigiani sotto i 40 anni, in una data certa, in questi anni. E naturalmente però anche, e quindi questo è l'aspetto diciamo che può implicare un lato sociologico di questa ricerca, un potenziale lato sociologico che non sottovaluterei, e poi una serie di talenti, di cui adesso vedremo, conosceremo meglio le qualità e attraverso la discussione che gli addetti ai lavori, avvenuta lettura dei singoli elaborati, dei singoli racconti, delle singole partizioni di romanzo, svilupperanno nelle giornate di lavoro del convegno di ricercare. Ci sarà un vincitore finale, ma ci sarà soprattutto la possibilità per chi interverrà di venire a contatto con questi 18 autori, con le loro pagine, ma anche con le loro persone fisiche espresse poi nelle pagine che Canalini, insieme alla giuria, ha potuto apprezzare. Com'è la qualità? Cosa si viene fuori da queste pagine, insomma? Quello che ho visto è che da un lato forse non siamo riusciti a intercettare le persone che avevano i racconti nei cassetti. Mi sembra che molti elaborati siano diciamo, stati predisposti perché si sapeva che la cosa esisteva. Probabilmente c'è stato, vista anche l'estensione territoriale, un problema di comunicazione perché c'è una forte sperequazione fra i circa 100 elaborati giunti alla biblioteca di Ancona, i circa 100 e oltre giunti alla biblioteca planettiana di Jesi e i nessuno giunti per esempio alla biblioteca di Fermo e quantità abbastanza minime. Intorno alle 7-8 unità da Ascoli, le 14 forse di Macerata e Pesaro. Quindi vedete che le province non hanno risposto tutte allo stesso modo, ma è indubbio che ci sono altrettanti aspiranti, cioè altrettanto giovani interessati alla scrittura anche in altri territori ugualmente popolosi. Questo è l'elemento, diciamo, forse che più mi dà da pensare a livello appunto della situazione di come sono stati raccolti i materiali, cioè le quantità diverse. E poi c'è una forte polarizzazione perché la qualità intermedia non si mostra particolarmente vivace, ma diciamo, le vette invece sono di straordinario valore. Ecco, questo normalmente non succede. Nell'esperienza parallela che fanno in Piemonte, per esempio, la qualità media è forse più alta. Intanto loro però sono riusciti a trovare nel tempo non più di 100 elaborati per volta, quindi vuol dire che nelle Marche, essendo una popolazione molto inferiore, abbiamo risposto anche con un certo entusiasmo, e questo va benissimo ovviamente. Ecco, però insomma, le punte che abbiamo qui, secondo me, in un territorio come il Piemonte, stante questo monitoraggio, per esempio, parallelo fatto dal mio amico Andrea De Marchi, dell'Osservatorio della Scrittura Giovanile Piemontese, non c'è. Stando ai numeri, dunque, c'è un'esigenza del marchigiano, sempre visto come schivo, taciturno, testa bassa, lavoratore, invece di esprimersi, insomma, di mettere su pagina quello che sente, quello che prova? Sì, la provincia è il luogo più ricco per questo genere di situazioni legate alla sorpresa di persone giovani interessate appunto di talento, interessate per esempio in questo caso alla scrittura. L'aspetto diciamo un po' inquietante è che
se non diciamo supportati da qualcuno che in qualche modo gli riconosce che stanno facendo bene, probabilmente poi non è obbligatorio che avanzino. Questo è un vero peccato. Presente alla conferenza stampa che ha introdotto l'evento presso il Comune anche l'assessore alla cultura del Comune di Jesi, Leonardo Lasca, che aprirà i lavori di questo Alla conferenza stampa di presentazione dell'evento c'era anche l'assessore alla cultura del Comune di Jesi, Leonardo Lasca, che introdurrà venerdì 2 in mattinata a partire dalle 9 questa 3 giorni dedicata a ricercare con la lettura dei testi degli autori che si susseguiranno nell'arco delle prime 2 giornate, lettura ad alta voce di alcune pagine dei loro inediti, sottoponendosi in questo caso al giudizio immediato e alle osservazioni critiche della Commissione, che interverrà anche con un dibattito che potrà coinvolgere il pubblico che sarà presente in sala. A conclusione della serata di sabato, a partire dalle 21.15, gli attori e musicisti del gruppo teatrale Baco interpreteranno in modo originale alcuni dei brani dei giovani autori. La chiusura domenica 4 dicembre, quando la commissione si riunirà per l'ultima consultazione, e alle 11.30 saranno pubblicamente premiati il miglior autore per la sezione romanzo e gli autori più meritevoli per la sezione racconto. L'appuntamento è presso la sala maggiore di Palazzo della Signoria alla Biblioteca Planettiana.